Hanno bloccato i pagamenti. Allora, posso? Sì, infatti volevo chiederti... Questo servizio è fatto molto bene, perché? Perché all'interno di questa storia che stiamo raccontando, che man mano si svelerà sempre di più, certifica che le società sapevano e i procuratori tutti sapevano, ma non hanno mai fatto nulla. Il procuratore di Fagioli lo sapeva da sempre. Il procuratore di Zaniolo, non faccio il nome, lo facciamo dopo, come vedremo nel prossimo servizio, ha prestato dei soldi, ha dato dei soldi per recuperare dei... Lo sanno, ma non interessa, perché ormai il calcio è solo legato al business. Cioè, se io sono un procuratore e ho un giovane talento come Fagioli, fortissimo, che ha una possibilità di carriera enorme, quindi un fatturato in 15 anni di oltre 150 milioni di euro, che per me vuol dire il 10%, il 15%, il 20%, parliamo di 30 milioni di euro, io preferisco tenerlo nascosto, reggere fino a quando reggo, incassare e lasciarlo andare per la sua strada. Un vero uomo che cosa fa? Gli dice: fermati, strappiamo i contratti, vai in un centro, curati, parliamo con la società, smettila, non pensa ai suoi soldoni, non pensa a questo. Perché noi ora lo vediamo col caso dei giocatori che vanno a giocare in Qatar, in Arabia, è solo questione di soldi. L'abbiamo visto con Mancini, è solo questione di soldi. Il vero calcio non esiste più. Questo dispiace, ed è quello che tu stai dicendo, per certi versi è un po' confermato dall'allenatore, no? Il primo allenatore di Fagioli dice: c'è un sistema calcio che non funziona. Il primo allenatore di Fagioli, io quando ero piccolo ho giocato a pallone. I campi delle squadre del CSI, semiprofessionistici, dove giocano i ragazzini, sono allenatori che hanno un lavoro umile, che poi per passione fanno gli allenatori e che credono nel valore dello sport, perché non è che guadagnano facendo gli allenatori, ci crescono sti ragazzi e poi hanno a che fare, ma hanno quei valori che un certo tipo di borghesia, un certo tipo di mondo, che è il mondo del business, ha dimenticato, ha veramente dimenticato. Vedi, cioè, perché c'è ora, una però, aspetta, c'è una, io non voglio fare il moralizzatore, perché io sono la persona più peccamina, io ho fatto più peccati di tutti, non posso insegnare la morale, io faccio schifo, sono tutto quello che volete, non posso dire, io sto raccontando delle cose, cioè, quindi non prendete i miei giudizi, perché io ho fatto le peggiori cose nella mia vita, le ho fatte io. Sì, lo sappiamo, le hai anche pagate, e le peggiori le ho pagate, ho fatto 15 anni di pena. Ma c'è una stranezza in tutta questa storia, no? Abbiamo la giustizia ordinaria che prevede una contravvenzione di fondo quando si gioca illegalmente, e una giustizia sportiva che invece c'è da minimo 3 anni di sospensione, poi si fa il patteggiamento come nel caso di Fagioli. Oggi, tra l'altro, il senatore Melchiorre di Fratelli d'Italia, ho letto che dice che bisogna fare una proposta di legge su questo, perché forse si inizia a capire che la ludopatia è veramente un problema che rovina le vite delle persone. Ma in base a quello che abbiamo visto in questo servizio, questi ragazzi sono delle vittime, quindi, secondo te? C'è un sistema calcio indifferente e loro sono delle vittime? Sono alcuni, pochissimi, sono vittime, moltissimi sono vittime di se stessi, l'uomo calciatore, la società in quanto ente societario, la squadra, il procuratore, i diritti sportivi, la comunicazione, i diritti televisivi, il business, sono delle altre cose. Questo gruppo qua, tutto questo gruppo qua, gli interessa soltanto questo. Il calciatore, il bravo ragazzo come Fagioli è malato e ha questa problematica. Un'altra metà di questi sono dei ragazzi completamente senza un minimo di cervello, senza un minimo di educazione, che non hanno nulla a che fare e pensano soltanto a giocare, divertirsi, ubriacarsi, andare in giro e scommettere. Ci sono giocatori che hanno buttato via una carriera potenziale perché si sono buttati nel divertimento, nel gioco, nei vizi e nella vita. Ed è un peccato. Ci vorrebbe una riforma. Quale sarebbe la riforma? Che non è possibile. Sono troppo giovani, guadagnano troppi soldi e sono dentro un sistema di mercato economico devastante, che non perché il calcio oggi
Vabbè, dovevi fare il calciatore allora a te che ti piacciono tanti soldi, ti posso dire? Hai posso dirti una cosa? Io nella mia vita ho fatto più soldi dei calciatori e più soldi dei figli dei ricchi, nonostante non fossi stato calciatore e figlio dei ricchi. Ma te mi ci vedi con un allenatore che mi diceva: fai il contropiede, rincorri, allenati, gioca, no, rimani in ritiro. Cioè, non sarebbe stato ti un vedevo giorno. Col cartellino potevo, rosso e te. Potevo stare proprio un giorno solo e poi chissà dove sarei finito. No, ma sai quanti cartellini prendevi, quante espulsioni? Non te lo posso proprio raccontare. Andiamo a Zaniolo, perché Fagioli tira dentro questa. Ferma, fermiamoci. Fagioli, quando si autodenuncia, sì, ok, questo non lo sappiamo, sappiamo una cosa certa. Le voci dei giornalisti dicono che Fagioli, tramite Fagioli, arrivano a Zaniolo e Tonali. Attenzione. Mm. Tramite le chat del telefono di Fagioli arrivano a Zaniolo e Tonali. Perché? Perché nelle chat del telefono di Fagioli ci sono delle prove che riportano le altre due. Fagioli e Tonali, importante, sì, perché è un disegno schematico che adesso la procura non può fare, perché ci vorrebbe un cervellotico che ho trovato io, che incastra date, anni, giocatori, squadre, incroci, negli ultimi 10 anni. Ma tu lo sai? Perché so fare questo mestiere meglio di tutti. Vabbè. Allora, vediamo. Fagioli e Tonali giocano nel 2011 e stiamo parlando che uno è del 2000 e l'altro è del 2001, giocano a Piacenza. Eh sì. Crescono insieme, sì, e si incrociano con un gruppo di persone, di calciatori, poi ci arriviamo, che sono il fulcro di questa indagine, che portano ad altri giri, e uno di questi è questo famoso nipote di questa persona intervistata, ex calciatore, che diventa il braccio destro di Zaniolo. E lui è un fulcro. Guardiamo il fulcro, perché tu mi hai portato un contributo di questa tua fonte, che ci racconta appunto anche la vicenda di Zaniolo. Guardate. Raccontami, c'è di mezzo tuo nipote. Sì. Perché? Mio nipote giocava nell'Inter. Come si chiama? Perché? Raffaele Cuo, ti dico più niente. Ok. Mi giocava lì, poi si è rotto tutti e due i legamenti. E sta a fare il procuratore. Con la squadra o primavera? Con la prima squadra. Senza aver, c'ha anche risultato che avete premio Champions senza aver mai giocato. C'ha anche? Ha vinto la Champions senza aver mai giocato, perché io vado a